Ok ragazzuoli, anzi buonasera a tutti, come promesso video di Clash of Clans veloce. Bene, il video ripetiamo. Per quelli che sono nel clan e si sono iscritti, le leghe come funzionano? Allora, le leghe sono sempre delle guerre. Quanto durano? Durano... Aspetta, prima di tutto ci sono una volta al mese. Praticamente la prima settimana del mese. Che cos'è che danno? Queste leghe danno in base alla posizione. Sono 8 clan che si affrontano ogni giorno. Intanto che una guerra è di come si può dire? È iniziata. C'è una guerra. La guerra successiva è praticamente. Cioè, ci si può già donare, però non puoi vedere il nemico. Ovviamente è nascosto. Puoi vedere il clan qual è, ma non puoi vedere il nemico. Puoi vedere la classifica. In più c'è sempre la tesoria. C'è un attacco, si fa solo un attacco, non due, uno. Se ad esempio potenziate una cosa adesso, lo dico perché magari qualcuno è incuriosa. Potenziate, non so, un cannone adesso. Siamo in guerra. È partita la prima guerra della Lega. Non è che appena è finita il potenziamento, anche se è finito il potenziamento, non so, di quel cannone, o non è, cioè, come si dice, se potenziate, cioè, ce l'avete potenziato per la prossima guerra, non è che non ce l'avete potenziato, vabbè, lasciamo stare quella cosa, nel dubbio ve lo spiego alla fine. Comunque, cosa stavo dicendo? Sono 8 guerre, perché no, 7 guerre, sono 8 clan, uno saremo noi, sicuramente. Iniziano tra un giorno e 13 ore, ci sono tipo 2 giorni massimo di tempo per iniziare una lega, se entro quei 2 giorni non hai iniziato una lega, basta, non puoi più fare la lega e devi aspettare il prossimo mese. Cosa danno queste leghe? Danno queste cose. Queste cose servono, sono dei i gettoni Lega, possiamo dire, non ricordo, le medaglie, ecco, vedete, queste sono le cose che si possono comprare, praticamente le trovate qua in negozio e qua in cose Lega. Quello che vi consiglio è tenere punti per comprare questi martelli. Con questo martello, sono tutti uguali, io ne leggo uno. Usa questo martello e come per magia migliorerai subito a livello successivo un qualsiasi incantesimo del villaggio base. Poi vi farò un video per vedere che praticamente potenzierò il municipio. Prima mi maxo ancora un po', poi potenzio il municipio. Praticamente vedi 5 milioni, costa, ci vogliono 6 giorni. Ma tu hai questo martello, lo compri, ce l'hai. Ti spunta tipo una cosa in più al centro e puoi usarlo. Tu lo usi al posto di potenziare così, non sprechi né oro, cioè né risorse, se in caso che potenzi qualcosa con così, e in più te lo potenzia in 2 secondi, cioè proprio così, lo usi e già potenziato il municipio. Poi ci sono questi, ecco, questi che vi dicevano la guerra nei giochi a clan. Questi invece dovete potenziare, se tipo adesso metto potenziare 5 milioni, però posso terminare subito con quel libro. Questo libro si trova alla fine dei... di solito questi libri così si trovano alla fine del pass, che si sblocca a livello municipio livello 6, se non sbaglio. Sì, 6, certo, forse 7. 7 sicuro, ma anche 6 forse. No, 6 gioco in clan. Comunque, torniamo alle nostre leghe. Queste leghe, direi anche di tanto di fare un attacco. Funzionano così. Ogni giorno un attacco. Cioè, una volta che è finita la prima guerra, c'è qualche ora, ma tipo, massimo ti darà tipo quelle 3-6 ore, non ricordo bene adesso. E per ancora prepararsi dopo che è finita quella guerra, la prima o la seconda, la terza, c'è una classifica. In base alla classifica anche, e anche le stelle fatte,
Non ho visto Attore Infernale, va bene. In base anche alla, come si chiama? Ecco, le stelle fatte e la classifica, tipo i primi tre guadagnano anche sulle 200 medaglie, volendo. E 200 medaglie sono buone. Però, come si dice, se invece sei l'ultimo credo che ne prenderai massimo 20-30. Poi non vi nascondo che si può dare un bonus di questa medaglia solo a 5 di quelli che sono stati nella Lega. A tua scelta un bonus, da tipo 40 medaglie in più, cosa del genere, poi dipende anche dalla classifica. E questo bonus, ragazzuoli, ve lo daremo in base l'impegno, l'attacco, chi ha donato, vedremo, nel dubbio sacrifico questa frase. Nel primo mi servirebbe un mustang, se così mi potenziano tutti. Dopodiché, cosa dire, questo vi ho detto tutto sulle leghe, come funzionano. Non troveremo, non si può di sicuro, non è equilibrata, non è una cosa equilibrata. Qua nelle guerre vinciamo, la scorsa lega per chi non c'era, abbiamo praticamente, diciamo, persa. Siamo arrivati benissimo, quindi credo, lega, siamo arrivati con 113 stelle in tutto, contate in tutto, negli attacchi, tutto, distruzione, quella la percentuale, tipo 60%, fatto 3329 in tutto, nostro clan. Siamo arrivati a Lega Argento 2, c'è cioè una Lega, quindi forse anche i punti aumenteranno ancora. Poi, ovvio, se si diventa tra i migliori clan, praticamente si diventa famosi. A Super c'è cioè gli inglesi che li invitano a combattere altri clan in diretta. Poi lì a sapere l'inglese. Comunque, per adesso siamo in Lega Argento 2 e niente. Spero che nella Lega miglioreremo. Vi ringrazio, ringrazio che avete contribuito a attaccare. Solo questa guerra abbiamo perso, ma fa niente, abbiamo vinto 4 di fila. E siamo. Ci serve, diciamo, 1000 qualcosa di esperienza per andare a livello 4. Vantaggi: a livello 4 truppe e un incantesimo 7. Quindi niente, 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 niente. Ringrazio, continuate, impegniamoci. E niente. Per essere messi in lega almeno un municipio al 6, ragazzi, perché sennò non ce la facciamo. Non abbandonate il clan se avete un municipio 5 e non vi abbiamo messi. Nel dubbio faremo qualche sacrificio se proprio non riuscite a fare un municipio. Maxatevi proprio le difese, le mura, tutto. Prima le difese, poi le mura. Poi potenziate le truppe. Cioè, volendo possiamo anche mettere qualche municipio al 5, quindi dovremmo riuscire a mettervi tutti. Però, ragazzi, potenziatevi, maxatevi. Prima potenziate il municipio così almeno. Poi potenziate le difese. Se vedo tipo, guarda, hai due cannoni a livello 5 o 6, non va bene. No, lo sai, dai, ci sta ancora 5. Però vedo che ne state potenziando. Vabbè, vi mettiamo già nella lega. Comunque, per adesso è tutto. Auguro una buona cena a tutti perché devo mangiare anche io. Una buona serata e ci vediamo probabilmente in una mini live in Rainbow stasera, più tardi, tra un po', chi può dirlo? Non so neanche quando caricare il video, e da tag 303, e il clan TRS per chi non si è ancora unito, entri pure, vabbè, poi butteremo fuori gli inattivi, ce n'è sempre qualcuno, ce n'è almeno 6, li buttiamo fuori ed entrate. Iniziamo ad aspettare l'ultimo spazio. E niente, da Tiger 303 e il clan bellissimo e a tutti voi, e anche Giovanni, nel dubbio, Craft e Scorpion, no, Seb, vabbè, buona
Buonasera a tutti e buona serata.